buongiorno, buona domenica a tutti. 16 più 1 febbraio 2013, visto che vogliamo essere scaramantici. Mamma mia, cioè, no, io posso fare queste cose. 17 febbraio, dai, non abbiamo paura. Non abbiamo, sì, abbiamo Roberto. La domenica. Ospiti della nostra rassegna stampa oggi, un bel po', i eh? Protagonisti del carnevale di Isolata e di Montepaone, perché è un connubio questo carnevale. Un parterre di eccezione proprio. Sì, e ringraziamo il K2 che ci ospita, naturalmente, che non ha comprato il giornale. Scherzo, scherziamo. I titoli dei giornali. Partiamo dal quotidiano della Calabria. Poste, federazione unica, eletti gli organismi, affrontati i problemi della carenza cronica di personale. Una sola rappresentanza per i lavoratori della CISL a Chiaravalle, il congresso delle tre province. Ma lo leggi tutto e poi passi all'altro? C'è solo questa pagina. No, va bene, va bene. Montauro, bruciato nella notte l'escavatore di una ditta. La notizia del giorno. Ci aggiungo io, vabbè. Telecamere davanti alla chiesa a Davoli, quindi videosorveglianza anche a Davoli. Non si può nemmeno andare a pregare, quindi. No, non c'è più la privacy. Allora non vado più perché... Non andare tu, Roberto. Era la chiesa preferita di Roberto. Sì. La Cassiodoro ricorda Warner, il preside poeta, l'avevamo scritto. C'è stata l'università della terza età che ha ricordato venerdì. Il preside Warner. Ok. Qui ci siamo, finito il quotidiano. Bene, bene. Giornale bene. Tanto caro a Roberto. Calabria Now. Si parla di carnevale su Calabria Now. Carnevale o elezioni? L'altro, quello di domenica prossima. No, è quello di domenica prossima. Ah, no, scusate. Vai, big supporter ripartiti pronti a calare gli assi. Ieri presentazione del PD, primo asso calato, l'ha vinto proprio. Che non è il pacco, calato proprio. Il pacco. Ha calato il pacco. Però vedete che il PD le recupererà e farà venire Scilipoti. Esce l'ipote, vedremo, quindi, lo aspettiamo. Siamo a cavallo, come si suol dire. Oggi tocca al Centro Democratico, non so chi ci sarà, quale big ci sarà, comunque ce lo prenderemo perché noi saremo al carnevale. Verso le elezioni per Fratelli d'Italia c'è la Cosentino. Fratelli d'Italia è... Grande affluenza c'è stata, sì. Fratelli d'Italia. Un fiume di gente. Sì. E si vede che la gente proprio in questo periodo ci tiene. Sì. Gasperino, il comune predispone interventi manutentivi e Satriano, progettazione lavori pubblici, bando per una short list. Andiamo veloci che poi parliamo di carnevale. Dai. Gazzetta la vuoi fare pure? Perché non la devi fare? Si è alzato oggi una cosa. Sei diventato qualcosa. Popolazione in lieve crescita e netto sviluppo della Marina. Quindi qua ci può dire qualcosa Roberto, c'è lui in Marina. Qua si torna sull'escavatore, ma ne abbiamo già parlato sul quotidiano della Calabria. Vai, sei veramente guarda. Valle di Sesto Finanziario è un argomento comune ormai a tutti i comuni, quindi ci ripetiamo. L'artistico di Squillace invece si lavora con tanto impegno. Ma il countdown per Soverato è iniziato. Qualcosa su Soverato la vuoi leggere? Libro fresco e maturo da leggere tutto d'un fiato. Fresco e maturo è la prima volta che lo sento. No, se siete polemici. Presentato il volume di Maria Rosaria Macrillò, Le cronache di Elion. Oggi carri di carnevale. Ah, no, basta. Già, qua c'è una parola che non dobbiamo. Permettendo. Permettendo. Sindaco permettendo. Amoroso. Cioè, pluvio. L'Avis ha eletto, l'Avis di Soverato ha eletto i vertici e riaffida di nuovo il timone a Rocco Chiaravallotti, che quindi... Peppe Chiaravallotti. No, 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 scherziamo. No, lui ormai... Va bene. Sant'Andrea. Rock. Castagnetto in fiamme, vandalizzazione nel cuore della notte. E abbiamo chiuso anche. Ora noi dobbiamo ci fare deve essere l'assessore, ecco, ecco. Lo salutiamo. Buonanotte all'assessore Amoruso che lui ma ieri ha fatto ancora le ore piccole. C'è stato l'incontro degli UDC giovani, poi sono andati a cena, insomma. Vale. Allora, ieri grande carnevale Montepaone. Abbiamo Maria qua che ce lo può scrivere, Maria Macchinello dell'associazione L'Orno di Montepaone. È stato presidente addirittura. Vedi che presidenti. Vuoi mettere lei presidente dell'associazione e tu presidente di Soveratiamo? Cambiamo presidente di Soveratiamo. Vuoi fare il presidente di Soveratiamo? Tutte le cose facciamo i presidenti. Perfetto, insieme siamo già cambiato presidente. Allora, ieri come andate? Anche perché prossimamente ci servirà questa cosa. È andata molto bene, grazie a tutti voi che avete partecipato, a tutti quelli che hanno collaborato e contribuito a questa manifestazione. Ci ha bagnati l'acqua. Però vedi, la cosa è andata avanti. Ma io ho buona ci fede. Ha bagnato non si pronuncia. Avevo buona fede, lo dicevo a lui che intanto rondava, mandava di sudore. No, adesso ce ne andiamo. No, Montepone non piove, infatti Montepone superiore non ha mai piovuto.
Meno male, è stata una bella manifestazione. C'erano anche l'associazione a Soverato, i quartieri di Soverato con i loro carri. Marcello non c'è Vito, non sappiamo se Vito stasera è rimasto a ballare, non si ferma mai, non sta ballando sul palettone, scese da Montepone ieri e poi sì, è lì che fa il gangan lui, a restaurare il carro, perché comunque quando si va in battaglia poi ci sono anche a ripararlo. Gnam gnam, è andato bene, gnam gnam, benissimo, grazie anche all'ospitalità di Montepone che ci ha ospitato poi in piazza dopo la serata veramente ben riuscita. L'acqua non ci ha fermati, naturalmente bisogna perseverare nelle cose, non si dice ho detto pioggia, ho detto acqua, perché qualcuno ci buttava acqua dai balconi. Ok, abbiamo perseverato, è stata una bella, è stata un po' un assaggio di quello che sarà oggi in Greta Soverato. Ci siamo un po' fatti, abbiamo aperto le danze, sì, oggi ci riproponiamo e oggi sulla scia si continuerà. Invece l'altro carro di Soverato con Rocco, con Franco e con Nicola, cioè un'altra creazione, sono due carri, sì, quello che riguarda Rocco, che è il Buon Porto, Torrazzo e Arrighi. Sì, è un carro che si rifà sulla mitologia, abbiamo anche voluto includere un pochettino quella che è la tradizione della nostra Italia, la politica. È una piccola sorpresa che lasceremo oggi. Già l'abbiamo svelata la domenica scorsa. Sì, è stato visto anche prima, perché questa, la domenica scorsa, Giove non ci ha consentito di poter sfilare. Speriamo che ci consenta oggi di fare questa prima. Oggi si sfila. Armatevi di ombrelli e cose. Oggi si sfila. E invece Caramante con il suo carro, che ieri è stato anche molto buono. Certo. Ma erano 6.000 domenica scorsa quelli di Caramante. Quanti erano? Tanti api, c'erano tanti, c'è bisogno di miele, di dolcezza. Api e dolcezza in fondo, sta arrivando Vito. È arrivato Vito, premettono api, ma non Maia, no. Perché non continuano Maia a dirci, ma vi siete vestiti da ape, Maia? No, ce l'ho ape. Scusate se vi interrompo, ma Vito ci fa l'anteprima del balletto di oggi. Buongiorno Vito, buongiorno. Eccolo, vedi, si trasforma in psi in questo momento. Sono tutti all'interno delle terre. Ci hanno detto che il carro aveva avuto qualche problema, abbiamo sistemato, tutto a posto. Dopo l'orario di notte. Quindi pronti per il corso. E Franco, per ultimo, l'Excedra al fianco di Caramante per la coreografia complessiva di tutto il carro. Quindi sarà un carro... Come sempre noi come Excedra siamo in sinergia con Caramante e cercheremo di far divertire un po' la gente oggi con balli, allegria e tutto quello che ne consegue. Ricordiamo l'orario per chi ci segue, alle 16, siamo intorno alle 16, no? Intorno alle 16, l'appuntamento dalla stazione, ci muoveremo verso Corso Umberto. Benissimo, Corradini, di che ti vesti? Lo sappiamo, che stavo dicendo, non mi hai chiesto ancora, è una sorpresa, non si può dire. Corradini, noi sai che abbiamo abbiamo la Corradini camera. Non me lo fai di piede, che mi servono un paio di scarpe. Ecco, forse ci sono. Io saprei di che cosa. No, devo tenerlo più basso perché sono abituato. Qualcosa di particolare. E allora grazie agli amici del Carnevale di Soverato. Oggi pomeriggio ci divertiremo qui a Soverato. Prima ci sarà sul carro di Soverato l'immagine del nostro leader. Stasera scoprirete chi è. Quindi una sorpresa per Assoverato. Bene, noi l'immagine del nostro leader ormai l'abbiamo distrutta, per cui niente. No. Ciao. Può essere lo stesso leader? Ah sì? Certo. Sì, dopo tutti i metti. Ciao a tutti. Buona domenica.